passare dalle speculazioni filosofiche di un uomo, quale Schopenhauer, alle generalizzazioni superficiali di alcuni accademici francesi, sarebbe inutile, se non per il fatto che questo ci permette di stimare la portata intellettuale di queste due scuole di sapere. Abbiamo visto come il filosofo tedesco tratta i profondi problemi psicologici. Confrontiamolo con il meglio che l'astronomo Jacques Babinet e il chimico Jean-Baptiste Bousingot ci possono offrire come spiegazione di un importante fenomeno spiritico. Nel 1854-55, questi distinti specialisti presentarono all'Accademia una memoria o monografia il cui evidente scopo era di confermare e in ugual tempo render più chiara la troppa complicata teoria del dottor Gervais a spiegazione dei tavoli giranti. Egli, infatti, era membro della commissione d'inchiesta a tal proposito. Citiamo testualmente: quanto ai movimenti e alle oscillazioni che si dicono avvenire con certi tavoli, essi non possono avere altra causa che le invisibili ed involontarie vibrazioni del sistema muscolare degli sperimentatori. L'estesa contrazione dei muscoli si manifesta infatti ad un dato momento con una serie di vibrazioni e diviene così un tremito visibile che comunica all'oggetto un movimento circolare. Questa rotazione può così manifestarsi con una considerevole energia, con un movimento gradualmente accelerato e con una forte resistenza quando si cerca di arrestarlo. La spiegazione fisica del fenomeno, dunque, diviene chiara e non offre la minima difficoltà. Proprio nessuna. Questa ipotesi scientifica, o dobbiamo dire dimostrazione, è chiara come una delle nebulose di Babinet esaminata in una notte di nebbia. E tuttavia, per quanto possa essere chiara, manca di una qualità importante, ossia del senso comune. Non sappiamo se Babinet accetti o no, nella disperazione, l'affermazione di Hartmann che gli effetti visibili della materia non sono altro che effetti di una forza e che per farci un'idea chiara della materia bisogna prima farcene una della forza. La filosofia della scuola a cui appartiene Hartmann e che è in parte accettata da alcuni dei massimi scienziati tedeschi insegna che il problema della materia può essere risolto solo da quella forza invisibile, la cui conoscenza è chiamata da Schopenhauer conoscenza magica ed effetto magico o azione della volontà. Così, anzitutto, dobbiamo accertare se le involontarie vibrazioni del sistema muscolare dello sperimentatore, che sono solo azioni di materia, sono influenzate da una volontà dentro lo sperimentatore o fuori. Nel primo caso, Babinet fa di lui un epilettico incosciente. Il secondo caso, come vedremo più avanti, egli lo respinge totalmente e attribuisce tutte le risposte intelligenti dei tavoli semoventi o picchianti a ventriloquismo inconscio. Noi sappiamo che qualunque atto di volontà si traduce in forza e che, secondo la scuola tedesca che abbiamo citato, le manifestazioni delle forze atomiche sono azioni individuali di volontà, risultanti in un inconscio flusso di atomi nell'immagine concreta già creata soggettivamente dalla volontà. Democrito insegnava, secondo il suo maestro Leucippo, che i primi principi di tutte le cose contenute nell'universo erano degli atomi e un vacuum.
Nel suo significato cabalistico, il vacuum indica in questo caso la divinità latente o forza latente, che nella sua prima manifestazione diviene volontà e così comunica il primo impulso a questi atomi, la cui agglomerazione costituisce la materia. Tale vacuum non fu che un'altra denominazione di caos e poco soddisfacente perché, secondo i peripatetici, la natura aborre il vuoto. Che prima di Democrito gli antichi fossero familiari con l'idea dell'indistruttibilità della materia è dimostrato dalle loro allegorie e da numerosi altri fatti. Movers dà una definizione dell'idea fenicia della luce solare ideale, quale influenza spirituale emanante dal Dio più alto, Yao, la luce concepibile solo con l'intelletto, il principio fisico e spirituale di tutte le cose da cui emana l'anima. Era l'essenza maschile o sapienza, mentre la materia primitiva o caos era femminile. Così i due primi principi, coeterni ed infiniti, erano già per i primitivi fenici spirito e materia. Dunque la teoria è antica come il mondo, perché Democrito non fu il primo filosofo che la insegnò. E l'intuizione esisteva nell'uomo prima del completo sviluppo della sua ragione. Nella negazione di quell'entità senza limiti e senza fine, dotata di quell'invisibile volontà che noi, in mancanza di un termine migliore, chiamiamo Dio, sta l'incapacità propria di ogni scienza materialista di spiegare fenomeni occulti. Nel rifiuto a priori di tutto ciò che può costringerli a superare il limite della scienza esatta ed entrare nel dominio della fisiologia psicologica, o se preferiamo metafisica, troviamo la causa segreta della loro sconfitta dinanzi alle manifestazioni e delle loro assurde teorie per spiegarle. L'antica filosofia affermava che in conseguenza della manifestazione di quella volontà, definita da Platone l'idea divina, ogni cosa visibile ed invisibile affiora all'esistenza. Come quell'idea intelligente, dirigendo il solo potere della volontà verso un centro di forze localizzate, chiamò all'esistenza forme oggettive, così l'uomo, il microcosmo del grande macrocosmo, può fare lo stesso in proporzione con lo sviluppo del potere della sua volontà. Gli atomi immaginari, espressione usata da Democrito e ripresa con gratitudine dai materialisti, sono come degli operai automi mossi internamente dall'influsso di quella volontà universale diretta su di loro e che, manifestandosi come forza, li mette in attività. Il piano della struttura che deve essere retta è nel cervello dell'architetto e riflette la sua volontà. Questa, ancora astratta dall'istante della concezione, diviene concreta attraverso gli atomi, che seguono fedelmente ogni linea, punto e figura tracciati nell'immaginazione del divino geometra. Come Dio crea, così l'uomo può creare. Data una certa intensità di volontà, le forme create dalla mente diventano soggettive. Vengono chiamate allora allucinazioni, sebbene per il creatore esse siano reali, come qualsiasi oggetto visibile lo è per ogni altro. Data una più intensa ed intelligente concentrazione di questa volontà, le forme diventano concrete, visibili, oggettive. L'uomo, allora, ha imparato il segreto dei segreti. È il mago.
Il materialista non dovrebbe fare obiezioni a questa logica perché egli considera il pensiero come materia. Concedendogli che sia così, gli ingegnosi meccanismi costruiti dall'inventore, le belle scene nate nel cervello del poeta, gli splendidi dipinti tracciati dalla fantasia del pittore, la statua ineguagliabile cesellata nell'etere dallo scultore, i palazzi e i castelli elevati nell'aria dall'architetto. Tutto ciò, sebbene invisibile e soggettivo, deve esistere perché è materia foggiata e modellata. Allora chi potrà dire che non vi sono alcuni uomini dotati di una volontà così possente da essere capaci di rendere visibili queste aeree fantasie, rivestendole di una densa incastellatura di sostanza materiale che le rende tangibili? Se gli scienziati francesi non hanno raccolto allori in questo nuovo campo di investigazione, che cosa è stato fatto di più in Inghilterra fino al giorno in cui Crookes si è offerto per espiare le colpe del corpo accademico? In realtà, Faraday, una ventina di anni fa, condiscese a discutere un paio di volte su questo argomento. Faraday, il cui nome è pronunciato dagli antispiritisti in ogni discussione sui fenomeni come una sorta di incanto scientifico contro il malocchio dello spiritismo, egli che arrossì per aver pubblicato le sue ricerche su una credenza degradante, adesso è provato su buone testimonianze che non si è mai seduto davanti ad un tavolo girante. Non dobbiamo fare altro che aprire qualche numero del Journal des Débats, pubblicato quando un noto medium scozzese era in Inghilterra, per ricostruire i fatti nella loro primitiva freschezza. In uno di questi numeri, il dottor Foucault di Parigi si fa avanti come campione dell'eminente sperimentatore inglese. Egli dice: vi prego di non immaginare che il grande fisico abbia mai accondisceso di sedersi prosaicamente davanti ad un tavolo saltellante. Dunque, di dove è venuto il rossore che ha soffuso le guance del padre della filosofia sperimentale? Ricordando questo fatto, esamineremo adesso la natura del bell'indicatore di Faraday, lo straordinario acchiappa medium inventato da lui per smascherare le frodi medianiche. Questa macchina complicata, la cui immagine infesta come un incubo i sonni dei medium disonesti, è minutamente descritta nell'opera Pneumatologie des esprits et de leur manifestation fluidique del conte de Merville. Per dimostrare meglio agli sperimentatori la realtà del loro proprio impulso, il professor Faraday pose vari dischi di cartone uniti tra loro e al tavolo con una colla semiliquida, la quale, pur facendo aderire l'insieme per qualche tempo, tuttavia avrebbe ceduto ad una pressione continua. Poiché il tavolo si era mosso, aveva osato proprio muoversi davanti a Faraday, cosa che ha perlomeno un certo valore. I dischi vennero esaminati e, poiché si trovò che si erano gradualmente spostati, scivolando nella stessa direzione del tavolo, ciò fu considerato una prova indiscutibile che gli sperimentatori avevano spinto essi stessi il tavolo. Un'altra delle cosiddette prove scientifiche, così utili in un fenomeno che si pretendeva essere spirituale o psichico, consisteva in un piccolo strumento che avvertiva immediatamente gli assistenti del minimo impulso personale da parte loro, o meglio, secondo l'espressione dello stesso Faraday, li avvertiva quando passavano dallo stato passivo a quello attivo. Questo ago, che indicava il movimento attivo, dimostrava solo una cosa,
e cioè l'azione di una forza che o emanava dagli astanti o li controllava. E chi ha mai detto che tale forza non esista? Tutti la ammettono, sia che questa forza passi attraverso l'operatore, come avviene generalmente, sia che agisca indipendentemente da lui, come avviene spesso. Tutto il mistero consiste nella sproporzione tra la forza impiegata dagli operatori che spingono perché sono costretti a farlo con certi effetti di rotazione, o meglio di movimento veramente meravigliosi. In presenza di tali prodigiosi effetti, come si può immaginare che gli esperimenti lillipuziani di questo genere possano avere qualche valore nella terra dei giganti nuovamente scoperta?